Palermo, nella chiesa della Martorana, che rappresenta il più bello esempio di architettura normanna in Italia, due giovani stanno per unire i loro destini secondo la meticolosa e allegorica liturgia del rito greco-orientale. La cerimonia ha inizio nel segno che accomuna tutte le genti che traggono la loro fede e la loro speranza dal terreno sacrificio del Redentore. Si procede ora al complicato scambio degli anelli, d'oro quello di lui, d'argento quello della sposa. Quindi, mentre un simbolico velo comune viene steso sui due giovani, il sacerdote impone alternativamente sul capo degli sposi una corona di ulivo e una di alloro, a significare la vittoria sulle perverse passioni. Per tre volte lui e per tre volte lei sorseggeranno il vino dallo stesso bicchiere. Comune il bicchiere e comuni d'ora innanzi i beni, le gioie, i dolori, le speranze, le vittorie e le sconfitte. Ora il rito si è concluso e gli sposi e gli ospiti fanno il giro della chiesa, l'ultimo simulacro dell'antica danza sacrale che accompagnava gli sponsali. Tanto ancestrale la cerimonia, quanto modernista il preludio al sospirato viaggio di nozze. Accogliamo l'invito. La mattina di Pasqua, per le ragazze di Piana degli Albanesi, è la grande occasione. Rivestono i costumi tramandati di madre in figlia. Sotto il sole di primavera luccicano i ricami d'oro e d'argento. Costumi greci, come greco-albanese è la lingua in questo lembo di Albania, sopravvissuto a 24 chilometri da Palermo. Greco-cattolici anche i riti celebrati dal Papa, qui con l'assessore Petrotta. Dopo la messa le ragazze scendono a schiere. Per un'ora pare che il tempo si sia fermato a 5 secoli fa, quando il piccolo popolo dei loro antenati emigrò in Sicilia. I cesti sono colmi di uova dorate. Quando le donatrici le distribuiscono, uno sfavillio riempie l'aria su cui campeggiano queste figure marate di splendore e di grazia antica. Diventa vero in questa esultanza pasquale il miracolo della gallina dalle uova d'oro. Ecco l'oro della conca. Nei vasti e splendidi giardini della piana di Catania e del Siracusano se ne raccolgono ogni anno 4 milioni di quintali. Porteranno in ogni angolo del mondo il sole della Sicilia. Si chiama Piana degli Albanesi, questo paesino a 20 chilometri da Palermo. È un'isola nell'isola. A Piana, infatti, vive una piccola comunità di albanesi. Si rifugiarono in Sicilia 5 secoli or sono per sfuggire ai turchi. Parlano ancora la loro lingua e hanno conservate intatte le loro usanze. Secondo una delle più antiche e suggestive tradizioni, l'arancia è simbolo di abbondanza. Sulla piazza principale del paese, alla folla assetata davanti alla chiesa della Odigitria, vengono distribuite arance in segno augurale. Un augurio gradito e soprattutto succoso. Elegantissime per la Pasqua anche le donne di Piana degli Albanesi. Un'eleganza che rimane immutata da secoli. Vesti non dissimili da queste dovevano indossare le donne che seguendo i loro fieri uomini giunsero qui in Sicilia dall'Albania nel 1488, fuggendo le persecuzioni ottomane. Oggi gli sfarzosi velluti in tessuti d'oro e d'argento vengono tirati fuori dagli armadi solo per le grandi occasioni. Una di queste è il periodo di Pasqua, la maggiore festa del rito greco-cattolico, la religione di Piana degli Albanesi. In questo giorno affollate di turisti le antiche vie della cittadina, numerosi anche gli stranieri. Come vuole una generosa consuetudine, dopo la messa gratuita elargizione di uova. Ammirevole l'ordine e la compostezza della distribuzione, solo qualche contuso e qualche frittata. Saggiamente a Piana non si elegge la più bella, ma la più fortunata. Assegnata infatti mediante sorteggio la cintura dorata. Palermo, inaugurazione del Festival di Musica, con la signora il dottor De Simone, l'onorevole Lombardo Restivo, Mr. Clark, Ivaskiewicz, il librettista del Re Ruggero, l'opera di apertura, l'ambasciatore di Polonia con la signora, Marina Berti con Roldano Lupi e con l'attore Berkeley Clara Calamai. A Postel la signora Stix. Intermezzo di paesaggi aspri e incantevoli tra le musiche del festival. Visita a Piana dei Greci per la chiusura della mostra dei 500 anni.
Al rito greco-cattolico deve il suo nome questo luogo, che è invece colonia albanese. Ecco un'offerta conveniente. Invece che col Constellation si viaggia con questa lanterna magica. A Piana degli Albanesi, Epifania, di rito greco. Dalla cattedrale di San Demetrio esce la processione preceduta dal rullo di un tamburo. Il vescovo, sua eccellenza Perniciaro, in mitra e pastorale greco, benedice l'acqua di una fonte a simboleggiare quella del Giordano in cui Cristo fu battezzato. Con l'ingenuità di una sacra rappresentazione scende la colomba dello Spirito Santo. Paese delle arance, precoce primavera, e i frutti d'oro augurano il propizio fulgore del sole sui campi. Di questi rudi braccianti si può affermare senza tema di smentite che sono pagati per partecipare a un comizio. E in quanto alla banda, niente paura. Non è la banda Giuliano. Sono comparse e reclutate nella zona di Piana dei Greci, dove si girano alcune scene del film Sicilia 43-60. Il regista Franco Rosi ha ricostruito la strage di Portella della Ginestra quando gli uomini di Giuliano spararono sulla folla. E sul luogo del comizio non rimase nemmeno un cane. Rosi ha già fatto un film sulla camorra, uno su Magliari e questo sulla mafia. Esaurita la malavita, non gli resta che la dolce vita. Il colle, la Portella sotto Monte Pizzuta, è quello detto delle ginestre. Il paese è Piana degli Albanesi. Bastano i nomi. Ci riportano alla data, 1 maggio 1947. A San Giuseppe Jato i magistrati del processo di Viterbo. Oggi la gente guarda perplessa, immobile. Non così quando si avviavano la festa del lavoro e della primavera, anche le donne e i bambini. La corte col presidente D'Agostino ripercorrerà quella strada. I vecchi ricordano. L'usanza vigeva fino dal tempo dei padri. Al 1 maggio da San Giuseppe e da Piana muovevano verso Portella come adesso queste macchine. Ma una sosta bisogna farla anche qui, località Cippi. Vi sostarono alla vigilia della strage gli uomini di Giuliano. In questa tetra casa ricevettero le armi. D'Agostino detta al cancelliere Nava, l'avvocato Crisafulli. L'eccidio avvenne intorno al masso detto di Barbato, dal primo oratore che di qui arringò le folle del secolo passato. Al Cippo Garibaldi si soleva terminare la festa. La giustizia si è spostata sul luogo a far parlare le cose. Da grosse valigie escono gli incartamenti. Poi i carabinieri fanno avanzare i testi. Dopo giurato raccontano. Le 11 del mattino, già si aprivano gli involti delle merende. Le prime raffiche di mitra furono credute mortaretti di allegria. La traiettoria delle raffiche è indicata dai 4 cacciatori che i banditi sequestrarono durante la sparatoria. Essa durò forse 20 minuti. Un uomo cappeggiava la banda, impermeabile bianco e binocolo. Più tardi capirono che era Giuliano. Sul costone del Paveletti, luoghi dove sono stati ritrovati i bossoli. Ragusa, che comandava allora i carabinieri di Piana, dispone i suoi uomini nelle probabili posizioni di agguato. Gli assassini erano 11. Dietro di loro il sentiero di fuga verso Palermo. 9 gli uccisi, più di 100 i feriti. Caddero nei luoghi segnati dalle croci, dalle tombe che i familiari hanno scavato quasi con le mani. E oggi le madri sono tornate qui. Hanno già parlato a Viterbo, ma qui possono invocare i testimoni di sotterra. Con le loro labbra, come se i loro figli fossero ancora bambini, traducono ciò che essi hanno detto. Non occorre giuramento, mamma di Sicilia. Sulla lapide è tutta la verità.